Guarda che sei online. Ma sono già le 9? Accidenti. Allora, aspetta, innanzitutto, senti. Allora, saluto innanzitutto agli amici che sono online, che si stanno mettendo online, si stanno preparando. Io sono un attimo in ritardo, avrei voluto farmi un caffè. Però, se mi date ancora un secondo, faccio una cosa. Direi che il caffè me lo faccio dopo. Intanto metto la miscela qui e facciamo una cosa insieme. Allora seguiteci, andiamo dove sapete. Eccoci qua, benvenuti al magazine di Anna Borelli. Perché io sono venuta qua con questa confezione? C'ha un suo perché. Perché io ho portato qui la confezione dove è il caffè, perché è piedino 54, è un piedino per le chiusure lampo. E poi ho scoperto che questi alettoni del piedino hanno una funzione intelligentissima che riescono a rendere semplice quello che è da sempre lo spauracchio di tanti di noi, cioè quello del cucire la chiusura lampo. Avete già visto che ha un colore diverso e ve lo ricordate questo colore perché non tanto tempo fa avevamo fatto, e puoi inquadrare Ricky per cortesia, la plastic bag, che è quella che vedete trasparente, e io per poterla realizzare avevo necessità di un piedino che potesse di poter cucire liberamente anche questo materiale così complicato come la plastica, PVC, plexiglass. Io probabilmente uso il termine sbagliato, plexiglass dovrebbe essere PVC, però noi ci siamo capite. Ed era questo qua, il piedino 52, quindi vedete che il colore è lo stesso perché è un materiale antiaderente, quindi consente di poter cucire tutti quei materiali, quei tessuti e non che solitamente un piedino normale, quindi con una base, adesso questo è un piedino con uno dei miei preferiti, avrebbe difficoltà. Invece questo materiale fa sì che si possa scorrere anche su il vinile, la pelle, i tessuti sintetici, cioè tutto quello che ci fa venire i capelli ricci. Ecco, ho lavorato tanto in questo periodo, mi sono venuti i capelli ricci. E quindi anche questo materiale plasticoso. Ed è stata veramente una grandissima scoperta, innanzitutto perché ha la forma giusta e predisposto per le chiusure lampo. Ok, però ve le ho fatte notare all'inizio, questo alettone, questa specie di, no, che lo trasforma in una piccola navicella spaziale, che semplifica ancora di più, se possibile, la funzione di cucitura. Allora, sul blog www.annaborelli.it trovate il tutorial per realizzare questa borsa. Ecco perché io sono venuta di qua con la confezione del caffè, perché nel tempo io ne ho bevuto un po' e ne ho messi da parte e alla fine ho realizzato questa borsa. Perché non vi faccio vedere stasera quello? Perché noi siamo molto più generosi. Tra l'altro, a proposito di generosità, approfitto per dirvi che qua devo leggerlo per non sbagliare. Per le mie follower, ecco perché noi insieme, io e la Bernina, vi coccoliamo. Solo per le mie follower c'è la possibilità di inserire, nel momento in cui andate sul sito www.berninaitalia.it, io lo so perfettamente, però per non sbagliare mi sono scritta tutto. Non avendo il gobbo di fronte, mi sono fatti i post-it. Quindi, quando dovete fare un acquisto, miei follower, quindi che avete messo o un mi piace o mi seguite su questa pagina, la Borrelli Creazione, quando dovete fare un acquisto, qualsiasi acquisto Bernina, andando sul sito Bernina, inserendo Special Anna 20, ebbene voi automaticamente, che sia l'offerta del mese o meno, avete uno sconto del 5%. Chiaramente non è cumulabile,
però è una bellissima occasione perché quel mese a Bernina ha pensato appunto un'altra cosa, voi però vi siete persi quel piedino, potete magari non la scontistica pensata all'inizio, ma un 5%. Scusate, ma è sempre tanta roba. Quindi mettendo questa parolina, automaticamente voi avete questo sconto, che io trovo graziosissimo, non perché l'abbia fatto io. Tra l'altro, il modello voi che sapete cucire l'avete già sicuramente fatto in tutte le salse. Ebbene, io ve lo propongo con una confezione del caffè. E con l'assemblaggio, una chiusura lampo ci doveva essere perché il piedino del mese è per la chiusura lampo, ma non solo, e più con questi tessuti meravigliosi. Ora, per i tessuti, e qua vi faccio vedere i due utilizzati, me ne sono innamorata. Vi ringrazio, Cucilandia e Filomania Firenze, per avermi omaggiata di questi tessuti che ho usato per i progetti. Sono troppo belli. Ok, allora facciamo il passo passo e quindi vi mostro come fare quella ma in versione più grande. E quindi io ho usato queste. Allora, quando vuoi che sia una busta piccola o che sia grande, o quello che sia la vostra fortuna a reperire questi materiali qua, questi sono saldati, quindi che cosa dobbiamo fare? Dovete aprirlo. E quindi andate a tagliare nei punti di saldatura. Io ho la mia taglierina per la carta, e quindi che uso in questo caso, che ho identificato con un segno da distinguere con l'altro, perché chiaramente se usate una taglierina per il tessuto rovinate la lama. E quindi la cosa più banale, quella di, per aprirla, identificate i punti di saldatura, che nel mio caso sono questi, con una riga. Andiamo a eliminare le parti che non vanno bene. Questo perché? Perché in realtà non c'è una misura perfetta per realizzare questa borsina, cioè è in base anche un po' al vostro materiale. Di sicuro è un rettangolo. Okay. Ora vi mostro il perché è un rettangolo. È un unico pezzo, l'avete visto lì, unito da una chiusura lampo. Poi, con delle forbici, anche queste di battaglia, andiamo ad aprire. Ho aperto il mio, questo è particolarmente grande, quindi lo apriamo. Dovendo cucire una chiusura lampo, quindi che significa sui lati aperti dobbiamo andarla a cucire, no? Dobbiamo applicarla. In questo caso, non essendo un tessuto, ve lo dico già, non potete pensare di usare un unico rettangolo, perché nel momento finché attaccate una parte va bene, ma quando dovete attaccare l'altra parte, lì iniziano i mal di pancia. Quindi o vi fornite di una chiusura lampo di quelle poi da agganciare i cursori, quindi che sono a metro e tagliate la dimensione che vi occorre realmente, quindi potete lavorare aperto. Ma se lavorate con una chiusura lampo tradizionale, io vi consiglio in ogni caso una tipologia con i dentini, uno di metallo, due ben visibili, perché la chiusura lampo è la protagonista anche di questo progetto, cioè si deve vedere. Quindi una chiusura lampo, uno in plastica e due con nascosta, secondo me come estetica, non come funzione, non mi piace tanto. Quindi vi consiglio questo tipo. Quindi se non avete la zip a metro che potete tagliare, eccetera, e quindi lavorare prima da una parte semplicemente e poi dall'altra, dovete assemblare, quindi unire le due parti. Se questa è la misura che vi piace, dovete scegliere un punto, tagliarlo per ottenere due parti distinte. Quindi io ho scelto di tagliare perché è sul noalito che voglio mettere la chiusura lampo, quindi mi vado a tagliare un punto che scelgo per ottenere le due metà che comunque fanno parte dell'unica borsa. Ecco perché io non vi do delle misure, ma vi spiego come arrivarci. Ecco che mi subentra il tessuto.
qui ho preso un tessuto che non è quello, ma uno di recupero, occorrono due rettangoli, perché avete visto là nel progetto, che adesso mi può... me lo porto via. Sono due rettangoli che vanno ad abbracciare la chiusura lampo e agganciando contemporaneamente la parte di recupero. Quindi dovete tagliare due rettangoli, ma che misura? L'altezza sicuramente data dall'altezza del materiale che voi avete recuperato, quindi alto la stessa altezza, e la larghezza. In quel caso lì, quello che si vede sono 4 centimetri, 3 centimetri, perché è uno di cucitura, quindi io ho scelto dei rettangoli da 8 centimetri, eccolo qua, quindi 8 centimetri per quanto è alto il mio materiale di recupero. Però se volete che sia più bello il tessuto, più da vedere, potete aumentare questa misura. Questa è veramente soggettiva. Poi, per una volta io non lavorerò con il ferro da stiro, perché mi è tornato molto utile, devo dire che è stato veramente molto utile, il roll and press della Clover, che ho usato anche per piegare questi tessuti. Quindi questi, invece di stirarli, ho piegato e ho schiacciato, ma in realtà è tornato molto utile, che questi consente di piegare, di segnare lì dove il ferro da stiro non ci può andare, e quindi eccolo qua. Quindi quando ho dovuto schiacciare le cuciture, adesso lo vediamo, il roll and press è stato veramente comodo. Allora, che cosa faccio con queste strisce che io ho già stirato? Il lato aperto, questo, lo vado a far combaciare sul diritto e trattengo, allineo per tutta la lunghezza. La stessa cosa farò con l'altra metà nel punto dove devo andare ad attaccare. Facciamo conto che sia questo, sempre la parte aperta verso il lato esterno. Ecco qua. Tra l'altro, un'altra cosa che mi viene da dare un consiglio: se avete delle chiusure lampo un po' più lunghe, anche se non sono del modello quelle che si aprono, sono molto comode, proprio perché essendo più lunghe voi potete gestire proprio la fase di cucitura. Infatti io questa l'ho presa, a parte che sono proprio di recupero, ma l'ho presa proprio perché questa lunghezza ulteriore mi consente una facilità poi di cucitura. Quindi riprendiamo il nostro pezzo e vi faccio vedere. Qui avevo poi un attimo iniziato, quindi il tessuto, la parte aperta, pareggeremo con il bordo aperto, e la chiusura lampo, tutto il contrario, i dentini all'interno, pareggeremo il bordo in questo modo. Ok, quindi diritto del nostro materiale di recupero, il tessuto piegato, già piegato, il lato però quello aperto lo andiamo a pareggiare, e la stessa cosa faremo con la chiusura lampo del lato in tessuto. Prima mi sono sconfusa, ecco qua, così, e andiamo a cucire. Oh, finalmente andiamo a usare sto piedino, va? Faccio anche vedere a che servono, a cosa possono servire, può servire questa cosa, che non è mobile, perché vedete che qui c'è una linguettina e una vitarella, perché in realtà queste si spostano tutto da un lato, tutto dall'altro, o al bisogno di quanto vi occorre. In pratica, che cos'è? È una guida, ed è di una comodità che non potete immaginare. Io ho deciso che anche se vado a cucire dei tessuti normali, userò questo piedino per le chiusure lampo, perché è una figata. Voi sapete che io sono innamorata del piedino 10, che ha questa barra laterale che mi fa da guida, cioè a me le guide piacciono. E quindi quando ho conosciuto questo piedino ho detto: oh, un'altra guida, bellissimo.
Userò un filo della Frosted Matte della Madeira. Naturalmente, come tutte le piedine per le chiusure lampo, l'ago che è posizionato al centro, voi lo dovrete spostare. Quindi me lo vado a spostare lì dove mi serve, in questo caso verso sinistra, e lo sposto al massimo per mio desiderio, perché voglio che si veda la chiusura lampo, e quindi lo sposto di 5 punti. Posiziono la mia chiusura lampo e poi scelgo di far combaciare questo piedino. Questo è un altro accessorio che oramai voi conoscete bene, anche durante, che mostro spesso anche nei miei video su YouTube, perché lo trovo veramente comodo. È una prolunga del dito, quindi vedete che io vado ad abbracciare il mio dentino, che in questo modo io avrò una guida sicura. Non solo, vabbè, noi possiamo usare il piedino stesso che facciamo combaciare con il tessuto, con il profilo del tessuto, ma questo mi dà un'ulteriore guida, e quindi io lo trovo veramente comodo. Quello che vi consiglio quando andate a cucire questo materiale, che non è un tessuto, scegliete dei punti di cucitura un po' più lunghi, cioè non fateli troppo fitti, perché più è fitto più indebolirete il materiale, perché farete troppi buchini ravvicinati, quindi è più facile che si possa strappare. Quindi fate, allungate il punto di cucitura, e io faccio addirittura 2,95, tanto voglio dire, insomma, tratterrà comunque in ogni caso. Mi vado ad acchiappare il mio filino, avendo abbracciato il dentino, mi faccio la cucitura per tutta la lunghezza. Adesso ne faccio un pezzettino, perché poi è per mostrarvelo, no? Se non mi piace posizionarlo qua, io posso anche spostarlo e decidere che sia un altro il punto di riferimento. È chiaro che, sempre con delicatezza, perché è una, come è fatto questa linguettina qua, quella che è avvitata, ha una, dalla parte interna, una piccola protuberanza che si va a incastrare in queste lineette, trattenendolo. Se mai vi dovesse capitare che si sballa, che è troppo lento e quindi si sposta, anche se non volete che si sposti, allora delicatamente svitate questo punto. Vedete che è proprio piccolo, quindi fate tutto su un piano dove potete trovare tutti i pezzi, e la linguettina la andate a spingere un pochettino in basso, ma fate una cosa molto delicata. Se non potete andare dal vostro rifornitore di fiducia, che magari ve lo fa lui, e serve proprio per riprendere di nuovo la fase attrattiva della linguetta su questa barra, questa guida. Ma insomma, non è che vi dipende da quanto lo userete, come lo userete. E così andiamo per tutta la lunghezza. Adesso trattengo un attimo, perché è un po' lunghino, ve lo voglio far vedere tutto questo progetto. Noi dobbiamo solo girare la chiusura lampo così, perché se avete visto il progetto di là, vedete che il tessuto viene poi ribattuto sul materiale di recupero. Quindi mi vado, ed è giusta la cucitura, mi vado a girare solo, vedete, quindi che cosa ho fatto? Cucito in questo modo, mi piego verso l'interno solo questa estremità, quella della chiusura lampo, e qua, come vi dicevo prima, mi torna utile il rolla impress, perché vado a schiacciare lì dove non potrei con un ferro da stiro. Qua non ho fatto la cucitura, ma ve lo mostro. Quindi così, e mi stiro le parti, perché ho bisogno che sia schiacciato. Deve essere tutto bello stesso, in modo tale da poter poi fare le altre cuciture. Cioè quale? Quella della ribattitura, che mi trattiene quindi la chiusura lampo che ho appena cucito, e quella profilo con il tessuto per tenerlo fermo, altrimenti ballerebbe.
anche questi li faccio con il piedino qua appena usato. Fatto quindi cucito la chiusura lampo e fatta la ribattitura, abbiamo le due parti separate, quindi dobbiamo unirle e le uniamo come un qualsiasi tessuto, vale a dire i diritti contro, quindi i diritti contro, e vado a unire le due parti tra di loro e uso sempre lo stesso piedino, perché no? Perché tanto io ho la guida, quindi anche se non è una chiusura lampo, chi se ne frega, va bene lo stesso. Stabilisco la distanza e a questo punto dico ok, mi faccio questa levetta come guida e quindi lascio sempre la posizione dell'ago lì, mi va bene quello, e poi questa guida mi darà la, se ho tagliato in modo dritto e omogeneo, mi darà quindi la cucitura perfetta, perché mi farà appunto da riferimento. Lo faccio con baciare, quindi è un po' come se fosse il piedino 10 dei materiali complicati. Poi devo schiacciare, perché non essendo un tessuto, quando facevo i vari passaggi a un certo punto non andavo, e tu Gesù che cos'è che non va? E no, è che c'era l'ostacolo qui, e questo è materiale rigido, andava tutto bene, vedete che si blocca, e quindi mi vado a fare, come vi ho detto, la punto di cucitura, fatelo un po' lunghetto proprio per evitare che poi si possa strappare. Diciamoci le cose come stanno, non è una borsa che voi potete lasciare in eredità ai nipoti, è destinata a distruggersi, però intanto lo sfizio ve lo togliete, qualche stagione la fate. E in questo caso, quando ho fatto questa bella cucitura, riprendo il mio roller press e mi vado a fare a schiacciare, così da eliminare i rigonfiamenti. Questo ho detto che mi è tornato molto utile. Lascio via anche quello. Via. Allora, fatta la cucitura, trattenuta la chiusura lampo, ribattuta, cucito il dietro, che cosa vado a fare? Innanzitutto mi devo trovare un centro, il centro del tessuto. Vediamo se ce n'è uno che è quasi cucito. Facciamo conto che sia questo. Quindi tirate, pareggiate tutto il materiale e trovate il centro, no? Questo perché mi serve il centro dietro? Perché dovrò chiudere la borsa e fare la cucitura inferiore, e quindi per far sì che, visto che è un unico rettangolo, anche se poi noi per una comodità l'abbiamo tagliato ma poi dopo di nuovo ricuscito, devo fare in modo tale che un lato e l'altro sia uguale. Quindi una volta trovato il mio centro e fatta una tacca di riferimento, una piccola incisione, vedete che non corrisponde alla cucitura, vado a pareggiarla con i miei dentini, con il centro, ecco questa è quella, quindi vado a centrare il centro dietro con il cursore per avere la giusta distanza. A questo punto il lato inferiore lo vado a cucire, non ve l'ho fatto vedere perché è una banale cucitura, quindi io ho ottenuto la mia base. Ora, per creare profondità, che cosa faccio? Posso la profondità, voi lo sapete, la diamo sempre da questo famoso soffietto che facciamo ogni volta, però adesso ve lo dimostro, perché in ogni caso non c'è una regola. Quanto volete che sia profondo, andate a segnarvi il vostro quadrato. Che volete una profondità di 8 centimetri, allora vi fate un quadrato da 4. Quindi identificate, io qua come l'ho fatto, è un 4 scarso con una pennina quasi pennarello, lo dico qua, punto 4, ecco perché deve essere ben distribuito, perché altrimenti voi vi trovate un quadrato sfalsato. Unisco questo punto, alto anche 4 centimetri,
quindi un quadrato. Per avere una base, quindi una profondità della mia borsa di 8 centimetri e mi faccio la mia cucitura nel momento in cui, ecco, ve lo ricordate, l'abbiamo fatto tantissime volte, vado a piegarmi, dove l'ho piegato? Di qua. Allora, il lato di cucitura, se voi l'avete già fatto ed è andato da una parte o un verso, dovrà essere lo stesso anche dalla parte opposta. Quindi vado a piegare, faccio un triangolo centrando la cucitura con la linea centrale del tessuto, chiamiamolo così, in modo tale che 4 cm di qua siano uguali anche da questa parte opposta. Ecco qua, e vi faccio la cucitura lungo questa linea. Andiamo a fare. Io non cambio il piedino, lo lascio. E in questo caso mi faccio come guida il piedino stesso, perché non ho altri riferimenti. Facciamo conto che ho questa... tratto appena, l'ho fatto anche da quest'altra parte, più o meno sarà qua, e vado a farmi la cucitura alla base. Ecco qua. Poi, poiché mi dà fastidio questo materiale, lo vado a tagliare. Ricordate, con delle forbici che non siano da tessuto, perché questo non è un tessuto. Buono. Ma proprio drogata. Ho ottenuto la profondità della mia borsa. Andiamo a riaprire. Maltrattatelo il meno possibile, chiaro. Quindi se c'è una chiusura lampo, sfruttatela. Spingete per rivoltare al diritto, sempre partendo dalla parte più profonda, quindi in questo caso da questa base, e lo andiamo a rivoltare al diritto. Quando ho pensato a questo progetto ho detto, beh, questa è una borsetta carina per la spiaggia. Al massimo me la porto in giardino, attacco la canna della doccia, faccio finta e sia la spiaggia. Quindi l'ho rivoltata, si intravede già la forma della borsetta. Se vogliamo dare una forma trapezoidale, a questo punto possiamo anche la parte superiore, andiamo a richiudere un po', ricordandovi che se sono quelle chiusure lampo, quelle a metro, che qui non c'è un blocco come in questo caso, quindi per evitare di fare come a me è capitato tantissime volte, cioè di tirare e poi farlo fuoriuscire, mettete una clip momentaneamente, ecco qua. Allora, possiamo sia scegliere di fare una borsa che sia così, quindi la mia profondità e poi sopra aperta in questo modo. O, come ho scelto io, cioè di dare un soffietto anche sopra. Come ho fatto? Allora, semplicemente ho rimboccato l'estremità di quanto a me piaceva, in questo caso rimboccato di 3 centimetri, cioè la misura è veramente soggettiva. Se volete che sia poco profonda, cioè potete anche fare 2 centimetri, 1 centimetro e mezzo, cambia solo l'aspetto finale. A me piaceva dare un po' più di forma trapezio e quindi l'ho rimboccata in questo modo, vedete? Allora, questa è aperta, il centro, segnato il centro con il roller press, poi ho misurato 3 centimetri da una parte e 3 centimetri dall'altra e ho ripiegato su quella misura segnata, così, e fatto anche dall'altra parte. I progetti, se fossero in stoffa, converrebbe fare una prima cucitura.
Facendo questa cucitura dovreste trattenere contemporaneamente il manico. Il manico è un rettangolo perché è molto bello il tessuto, non mi andava di fare troppe ribattiture, quindi che cosa ho fatto? Ho tagliato un rettangolo, l'ho cucito a creare un tubolare, poi ho fatto una ribattitura solo al centro, un po' come le borse e i manici di pelle, no? A volte hanno una ribattitura solo centrale, perché due non mandava, quindi è una scelta estetica. L'ho posizionato usando i tessuti laterali come guida, quindi a fianco, quindi come se fosse su questa parte qua, no? Quindi così l'ho distanziato in questo modo, lo stesso da quest'altra parte. Quindi se fosse un tessuto si dovrebbe prima fare una cucitura superiore trattenendo i manici e poi rifinire, come vedete nella borsetta piccolina, con quel tessuto che viene poi rimboccato. Però non è tessuto con tessuto, è un materiale che troppe cuciture vanno a rendere fragile. Allora faccio un'unica cucitura, quindi mi vado a tagliare un tessuto alto più o meno come quelli usati per la parte decorativa. Quanto largo? Ho fatto così, misurato la larghezza della borsa una volta che l'ho rimboccata di quanto mi piaceva, più un tot di centimetri, tanto da poter essere ribaltati da questa parte. Vi faccio vedere. Tra l'altro è lo stesso sistema che usiamo quando dobbiamo rifinire le cuciture interne delle borse. Io ve l'ho fatto una volta, ve lo volevo far vedere, ma in realtà era un progetto un poco diverso. Cioè, quando noi all'interno non abbiamo, abbiamo unito la fodera e il tessuto insieme, e quindi quando andiamo a tagliare soprattutto il soffietto avremmo una cucitura sfilacciata a vista, quindi in quel caso lì solitamente si protegge rimboccando del tessuto. È lo stesso sistema anche per questo. Vedete che anche qua ho segnato un mio centro in modo da poter distribuire tutta la lunghezza allo stesso modo. Lo vado a pareggiare con il centro della borsa, che in questo caso è proprio il centro della cucitura, quindi lo posiziono qua, lo trattengo con una clip, e in questo progetto le clip ovviamente sono state molto comode perché gli spilli avrebbero bucato inutilmente, quindi i manici sono già, vedete, lo vado a posizionare sui manici, i manici sono sotto. Poi pareggio tutti i bordi e lo rimbocco da quest'altra parte, quindi di quanto? Va bene anche un 3-4 centimetri, non di più. Di più sarebbe veramente esagerato, perché comunque creereste massa. Non fate un centimetro perché vi dà fastidio, avete difficoltà poi a rimboccare. Quindi 2 centimetri e mezzo, 3 va bene. Ecco perché non vi ho dato una misura, perché dipende dalla dimensione della vostra borsa. La trattenete con la clip, quindi trattenete tutto il tessuto, il soffietto, e fate la stessa cosa anche da quest'altra parte, il manico, il tessuto, il materiale di plastica, e ancora di qua. Solo per questo progetto qua facciamo un'unica cucitura, perché altrimenti renderemmo troppo fragile, e quindi a piedino facciamo la cucitura superiore, tutta la cucitura superiore. Qui la facciamo perché poi vi faccio vedere come si rifinisce. Allora, qua faccio un piedino cambio anche per farvi vedere il fratello, che è il 52, no? Bello possente, naturalmente sposto l'ago al centro. Voilà, c'è la lunghezza dell'appunto di cucitura, la lascio lunga così non rendo fragile, e mi faccio la mia bella cucitura a piedino, quindi
quasi un centimetro. Io mi trattengo sempre questo perché sono specializzata a far scappare i fili. Ripeto per chi non avesse ancora sentito che solitamente se noi lavorassimo con un tessuto si farebbe prima la cucitura del materiale. Vado a chiudere, questa è una zip di recupero. Uso naturalmente questo come riferimento, vedete che c'è una sporgenza qua, faccio una cucitura tenendo come riferimento quest'altro materiale, potreste anche livellarlo prima, sono andata sul veloce. Sempre lì, ecco perché non ho fatto la cucina un po' storta, perché quello spinge e quindi mi crea l'ostacolo. D'altronde io un'altra postazione non ce l'ho e devo restare qui. Ok, restiamo qua perché poi c'è da fare ancora un'altra cucitura, l'ultima. Vedi come funziona? Tiro su il mio tessuto, adesso lo taglio via. Via i filini, è troppo bello questo tessuto, è stupendo. Quindi tiro su, come fate quando dovete rifinire delle cuciture interne con i rettangolini una volta di tessuto? Togliete tutti i filacci, poi rimbocchiamo questa parte per nasconderla e andiamo a ripiegare il mio tessuto che, come vedete, mi fa proprio da profilino, quindi rifinisce ma decora anche. Quindi lo rimbocchiamo per tutta la lunghezza, anche qua andiamo. Ecco perché dicevo non lasciatene tantissimo, perché è inutile, vi serve quella misura sufficiente a poter essere tutto ben trattenuto con le clip. Quando voi fate questo progetto con un tessuto normale, la prima fase di cucitura, quella che avete trattenuto i manici, fa sì che quando poi si va a ribattere i manici siano ben fissati. In questo caso lo saranno meno, però fa niente. La larghezza del tessuto dipende molto anche da quanto fate profonda la vostra cucitura, perché se voi fate una strisciolina bassa, nel momento in cui andate a ribattere, facciamo un esempio, potreste rischiare di far vedere la cucitura inferiore. Quindi la larghezza del tessuto è importante anche proprio per poter coprire la cucitura appena fatta, che verrà a sua volta ribattuta anche per trattenerla. Il mio piedino, quello che uso spesso, il piedino 10, vado a usare il piedino 10 perché in questo modo faccio una ribattitura precisa. Quindi che cosa faccio? Naturalmente la barra a profilo con il tessuto, ma l'ago dovrò spostarlo, altrimenti rischiamo di acchiappare e non acchiappare. Quindi in questo caso lo sposto di 3. Poi vedete anche cucendo quale vi piace di più, a 2 punti, a 3. E vi fate questa cucitura per tutta la lunghezza. Adesso non ve la faccio tutta quanta, perché quanto tempo è che siamo online? Non lo so, quasi un'ora. Quasi un'ora! No, allora facciamo un pezzettino, almeno fino alla metà. Giusto per farvi vedere. A parte una finita, ve l'ho fatta vedere, è quella. Io la trovo molto graziosa. Il mio telefono dentro non ci va perché io ho un telefono fuori misura. Però può essere un'idea molto carina per un portacellulare o chi, ahimè, fuma, ci mette dentro le sigarette. Quasi finita che devo finire la ribattitura, con un po' di tessuto, ma bello, e del materiale di recupero
idea e progetto riuscito, realizzato, grazie alle potenzialità di questa signora macchina. Ok, aspettavo che... Ok, spero che vi sia piaciuto il progetto, che vi sia piaciuta l'idea di recuperare quello che abbiamo in casa, perché no? Ma impreziosendolo con dei bellissimi tessuti. Ringrazio ancora Cucilandia e Filomania Firenze per avermi procurato questi tessuti belli belli belli, che tra l'altro ci saranno dei progetti futuri con questo tessuto. E ringrazio Bernina Italia per avermi dato la possibilità, grazie al piedino del mese, per aver creato, sviluppato con la fantasia questi progettini che a me non dispiace. Ho detto tutto, vi faccio rivedere il progetto che troverete nel blog. Vi lovo, alla prossima, ciao! Come stanno i capelli?